Ciao ragazze e ragazzi, oggi sono qui per mostrarvi dei prodotti di Sephora, di NYX, un po' purpurì. Partiamo con Sephora. Da Sephora ho acquistato un'altra delle loro palettine che io adoro ed è la, leggetelo voi, comunque è quella con questo colore fuori si distinguono dai colori che sono nel packaging della palette. Guardate qua la bellezza, sono ultra scriventi, ovviamente ultra bellissime, ultra 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 tutto ultra sfiorata, e anche questa così. L'altro è il panna, non sto a... ha sempre lo specchietto che esce da solo, no, cammina, si può estrarre dalla palette, costano poco e valgono tanto. Poi ho voluto acquistare sempre di questa serie qua, Glossed Vinility, questa colorazione per me molto carina, magari estiva, ma poi dipende. Sembra più forte, ma è arancio, sull'arancio, no, è uguale, è arancio forte, ma è vinilica, quindi è glossata proprio. Bellissima. Cosa mi hanno omaggiato dopo questo e quel prodotto? Anzi, no, ho acquistato anche questo di Tarte, l'unico rimasto, l'unico esistente. Non so cosa dirvi, perché io quando vado a fare la spesa la mattina mi fermo da Sephora per chiedere di questi benedetti Tarte, questi rimpolpanti, questi brillantinosi particolari. Non si trovano mai, non arrivano nell'ultima collezione. Ne ho trovato uno, è chiaro, non era nelle super mie corde, però ho detto: senti, dammi quello. Scusate, ma questo qua è Peach Shimmer Glass. Mi tolgo perché vedete il cerchiolino. Ed è. Vedete com'è? Ah, è pieno, pieno di glitterini. Pieno. Ed è quello che ho applicato io. Cosa ho fatto? Ho messo la matita di Kiko, la 36, e ho applicato questo. Se li trovate, prendeteli. Hanno più colorazione e sono veramente belli. Poi, cosa mi hanno omaggiato? Io stavo svenendo dalla felicità perché non ci potevo quasi credere. Comunque ho notato che devi conoscere qualche commessa da Sephora, perché se no, veramente, io chiedo sempre make-up, campioncini di make-up. Bah, no, signora, non ne abbiamo. No, 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 voglio andare le creme, i campioncini fondotinta, non i campioncini detti in pottini. Vabbè, questa ragazza che ormai siamo entrati, tra virgolette, in simpatia, in sintonia, sa che vado spesso, sa di solito quanto spendo, meno spendo. Ultimamente andavo solo per questo, non c'erano, boh, esco. E mi ha omaggiato di questo di Clinique che tutti ne parlano. Ragazze, me l'ha regalato. Appena l'ho visto, ho detto: grazie, ma sei veramente unica. Perché nessuno fa questi omaggi. Lei non l'ha pagato, non l'ha tolto dalla sua tasca.
Quindi io penso che Sephora le commesse se le imboscano loro. Non voglio credere che un brand, qualsiasi brand, non nasci dei campioncini. Vi pare? Non lo voglio credere. E poi, sempre dello stesso brand, no, questo è Clinique, questo, ah no, sì, tutti e due lo stesso brand, non me ne ero accorta. Però ero talmente felice di questo. Questo qua è il mascara, non lo sto a aprire perché... Vedete. Io ero felicissima. E non ho speso quello che spendevo. Non ho speso tanto perché, ripeto, questo non è caro, questo non è caro e quindi... Bene, da NYX poi ho voluto acquistare questo che è un gloss di ultima uscita ed è anche questo tipo di gloss di Sephora, di NYX. Questa colorazione è la numero 909. Poi, sempre di NYX, visto che sto per terminare questo, volevo cambiare un attimo e ho acquistato questo qua. Io tolgo sempre i tappi. Questa colorazione, ve la dico lo stesso, è CSMSF10. Praticamente è... quella è praticamente un sì, è questa proprio CS, quello che vi ho detto ve la ripeto, CSWSF 10 e questa è la colorazione. Allora è glow, no, praticamente dura 12 ore, è questo colore, e per me va più che bene. Ce ne sono di varianti, proprio tante varianti. Questo colore è perfetto per me, si asciuga subito, dura 12 ore, si fissa. Non è glow, però non è neanche di quelli straopachi che dici. Guardate, a me piace tanto, tanto io, vedete com'è. Io ci metto i prodotti in crema come blush, ripeto, utilizzo questo, crema e polvere, metto il mio illuminante, quindi guardate, è perfetto, non viene via, cioè veramente lo consiglio. Costa, mi sembra, 17 euro se non vado errata. E niente, questo è tutto i miei acquisti. E sono felicissima che Sephora mi ha omaggiato. Di quelle meraviglie per me lo sono, finalmente, intanto, come ripeto, non lo pagano loro, sono i brand che mandano i campioncini, giusto? Per provare alle clienti. Non so dirvi altro. Con questo è tutto, vi mando un bacione grande, alla prossima.